Quest'anno abbiamo una novità, non dico in assoluto perché già 4-5 anni fa c'è stata una bellissima mostra allestita, ma era un po' varia. Quest'anno invece è mirata a ricordi, a memoria dei confratelli di Sant'Antonio e dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio. Io devo soltanto, assieme a chi ha collaborato con me, al comitato, ringraziare Antonio Casertano, che ci ha messo tutta la passione. Poi gli è stato molto vicino Enza, di supporto per soprattutto ristrutturare, restaurare, dare una mano, eccetera. E abbiamo anche due giovani, l'ultimo figlio di Mastantonio e quindi il priore Russo, a cui è dedicata questa mostra, ed è stato vicino anche Mario. Dove sta Antonio? Non c'è Mario. Ed è stato vicino anche Mario, che adesso sta di là perché sta facendo altre cose e non va cercando la gloria. Io a queste persone che lui, Antonio, è riuscito a coinvolgere, devo dire un grazie infinito, perché c'è un po' il contributo di tutti. Questa mostra a ricordo, ecco, di Antonio Russo, il priore, e dico sempre che la congrega, l'Arciconfraternita e tutta la realtà parrocchiale, non c'è un millimetro che non parli di lui, del suo lavoro e della sua collaborazione, è dedicata a questa mostra. E qui ci sono delle cose, dei ricordi molto belli, antichi, che ci sono in mezzo a voi, diverse persone che conoscono prima di me, perché io sto qui da 30 anni, ma loro qui sono nati, tipo per esempio Tonino Martucci, no? Che ce l'ha nel sangue la devozione a Sant'Antonio, e anche altri. Ora, adesso, io perché benedico? Benedico perché qui ci sono delle immagini di Sant'Antonio, ci sono altre immagini molto belle, piuttosto, non dico antiche, ma quasi, rasentano e risentono un po', ecco, di ciò che potrebbe essere il ricordo quasi antico. Ecco, e mi farà piacere tantissimo, ma a tutti noi, se in queste sere avremo la modo, la possibilità di andare a visitare, di venire a visitare questo momento, anche a gioia e onore, oltre che conoscere la storia della congrega, di chi ha organizzato, in prima persona Antonio Casertano. Permettete che lo ringraziamo con un... ecco, bravo. Diciamo che per lavorare tanto qui fa danare un po' papà e mamma, eh? Papà è qui presente, no? Ecco, però sono contentissimi che il figlio faccia questo. Poi scioglieranno il nastro i due figli del priore Mastantonio. Il terzo è in servizio, non ha potuto essere presente, ha avuto la gioia del trasferimento qui in zona per modo di dire, è a Ischia, ha avuto il trasferimento a Ischia, e quindi sono qui loro due. Poi invece la mamma di loro, moglie del nostro caro defunto Antonio, sarà lei poi a tagliare la torta come momento di gioia. Questo non significa che noi, ecco, forse non rispettiamo la memoria, no, è proprio con questi momenti di gioia che rispettiamo la memoria di Antonio, il defunto Antonio. E immaginate se lui fosse qui adesso in questo momento, corre di qua, di là, mentre stava qui spariva, non lo trovavamo più, poi ritornava, qualche altra cosa era andato a fare. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo, scenda Signore la tua benedizione su queste immagini. Coloro che se ne serviranno per lodarti, glorificarti, invocarti e ringraziarti, per intercessione di Sant'Antonio, tutti siano liberi da ogni male dell'anima e del corpo, per la tua grazia e la tua benedizione, per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'anima del defunto Antonio e tutti i confratelli defunti, ce ne sono altri 4 oltre ad Antonio, l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
per il nostro angelo custode e per gli angeli custodi di tutte le persone che passeranno qui dentro. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti puoi affidato dalla pietà celeste. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Adesso loro sciolgono il nastro, poi ci sarà l'applauso di gioia e poi l'inno pontificio, perché è molto importante questo inno. Piaceva moltissimo a Tonino, proprio piaceva moltissimo. Prego i due figliuoli, eccoci qui, con la schiera dei virgulti, i nipotini, eccoci qua. Bene, bene, bene. Anna. Thank you.
e i nostri caduti siano tutti in paradiso, un po' perché hanno dato la vita e quindi hanno immolato la loro vita e un po' perché sono passati tanti anni. Oggi abbiamo altre vittime per cui pregare. Uniamo la preghiera per loro e per tutte le vittime che sentiamo tutti i giorni, persone che muoiono senza avere colpe di nessun genere, per la barbarie di alcuni elementi, di alcune persone, persone feroci. Il male dilaga, forse dilaga perché preghiamo poco, perché ci stiamo allontanando dal Signore, fedeli cari. E allora preghiamo per gli uni e per gli altri, per i morti innocenti e anche per i persecutori, perché il Signore li converta. L'eterno riposo, splenda ad essi la luce perpetua, l'eterno riposo.
angelo di Dio. Thank you.
pure un nome. Facciamo la maglia. Vieni con te. Sant'Antonio, prega per noi. Ok,
No, per meglio. Thank you.
cortesemente. La sosta di qualche minuto, ottima. Adesso ascoltiamo Don Gennaro cosa ci dirà, sicuramente cose molto belle. Do il benvenuto a tutti voi nella nostra comunità parrocchiale. Già dallo scorso anno, quando ero vice parroco, ho avuto la fortuna di farvi l'accoglienza e mi sento già parte di questa comunità, come avrete avuto modo già di capire. E con già da appena arrivato con Don Lorenzo, non lo dico perché è qui presente, chi mi conosce sa che parlo molto liberamente e chiaramente, senza mandare a dire le cose. Già appena arrivato qui da parte di Don Lorenzo ho avuto una bellissima accoglienza e poi col tempo si è rafforzato il nostro rapporto di stima e di fiducia, un rapporto dove attraverso ovviamente anche dei colloqui stiamo cercando di costruire insieme quello che è il centro della nostra vita, no? La comunione vera, fondata su Cristo, perché noi cristiani, noi ovviamente sacerdoti, se non diamo questo segno di unità, questo forte senso di appartenenza alla Chiesa di Cristo, il nostro modo di essere, se non diamo una buona testimonianza, risultiamo poco credibili. Già l'ho ricordato anche l'altra volta quando sono passato con la Madonna di Montecupo da voi. Già ho avuto modo di ricordare che provenendo io da una spiritualità francescana, Sant'Antonio fa parte anche della mia spiritualità, perché da francescano, da amico di San Francesco, Sant'Antonio è entrato a far parte anche della mia formazione. Di lui dobbiamo prendere l'esempio del suo bel parlare, no? Della sua alta teologia detta in parole molto semplici. Quindi sia veramente Sant'Antonio un esempio per tutti, dal quale dobbiamo imparare a dire cose difficili ma in modo molto semplice, cose che devono arrivare al cuore di tutti noi, e ciò che ci tengo a ribadire, che se non porta frutto nella nostra vita dobbiamo cominciare a interrogarci se ha senso il nostro camminare, quindi dobbiamo cominciare un po' a limare i nostri angoli, a limare le cose che non vanno di noi per metterci un po' più in linea sul messaggio di Sant'Antonio e ovviamente di Gesù, perché Sant'Antonio ci porta il messaggio di Cristo, ci porta il messaggio della Chiesa. Quindi io ringrazio tutti voi per essere ancora una volta qui in mezzo a noi, ringrazio Don Lorenzo sempre per la stima e per le cose che faremo anche insieme tra poco, no? Andare i due progetti di Estate Ragazzi, andremo qualche volta insieme alle Campole, quindi questo fa capire che c'è una volontà di camminare insieme, non solo in maniera spirituale ma anche su altre cose che riguardano le due comunità. Io ringrazio anche il sindaco per essere in mezzo a noi e ciascuno di voi, non so i nomi di tutti, ma un saluto da parte di tutta la comunità va a ciascuno di voi e per tutto quello che fate, per essere presenti in mezzo a noi. Grazie. Una frase, diciamo, inaspettata,
che ha pronunciato Don Gennaro qualche minuto fa. Camminare sui suoi passi, cioè sui passi dei santi, in questo caso i passi di Sant'Antonio. E se non miglioriamo, dobbiamo interrogarci. E allora la domanda che io pongo adesso alla mia parrocchia, ma anche alla comunità qui di Santa Maria della Vittoria, perché l'anno scorso eravamo qui lo stesso. Siamo migliorati dall'anno scorso a quest'anno nella nostra vita cristiana? Mi rispondete o no? Sì! Sì, a parole o a fatti? Ecco. I santi per noi sono tali se realmente li imitiamo, li veneriamo e tramite loro arriviamo al Signore. Allora sì, tutto ha senso. Diversamente rischiamo che venga vanificato tutto e sia soltanto una data da ricordare, da festeggiare, e poi finisce tutto. Io ringrazio Don Gennaro di questa riflessione, di questo seme che ha gettato lì. Le parole che ha speso nei miei confronti è bontà sua, è soltanto un dono suo. Una cosa è certa, che noi tutti vogliamo insieme camminare sempre e camminare insieme. Voi di Santa Croce lo sapete, l'ho detto, l'ho stradetto, arcidetto e ribadito. E allora continuiamo a camminare tutti, camminare sempre, camminare insieme nella comunione tra le nostre comunità. Grazie per avermi ascoltato. Ave Maria, piena di adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre delle Divine Grazie, prega per noi. Perché Madre delle Divine Grazie? Perché giovedì prossimo è la Madonna delle Grazie.
rimaniamo come siamo rimasti. Con gli accolatori stare molto attenti che nessuno tocchi i fiori. Si portano in chiesa e poi li distribuiamo.